Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi, come promesso, vi farò vedere cosa è arrivato nell'ultimo pacco. Prima di tutto vi farò vedere la nuova mascherina. L'ho fatta col mio logo. Non so se si vede bene perché questa luce è veramente molto chiara. Comunque c'è la mia faccia, il mio avatar, c'è la firma. Ed è di stoffa, quindi è lavabile da un sito favoloso. Poi ecco qua, forse si vede bene adesso anche il logo qua, sì, insomma proviamo un attimo a diminuire, cambiare il colore caldo, colore caldo, sì, e diminuire un po'. Beh, un pochino cambia. Allora, eccola qua. Forse ora si vede di più. C'è il logo, c'è la scritta e l'avatar. Quindi mi è arrivata questa e poi... Siete pronti? Siete pronti? Sono felicissimo. Mi è arrivata questa, l'agenda di Flow Design. Vi piace? Allora, l'ho proprio disegnata tutta io, l'ho fatta tutta io, l'ho impaginata, eccetera, eccetera. Però all'interno mi hanno fatto scegliere un tema. E siccome tra i temi c'era anche l'unicorno, io ho messo l'unicorno, naturalmente. È molto 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 incantata. Poi nel retro c'è l'unicorno e vabbè, ho messo la mia firma con la data. Poi qua dietro alla fine ci sono degli stickers di vario genere, poi le emoticon, oppure puoi metterci dei messaggi vicino, sono vabbè, un po' misti. Anche qua nell'altra pagina, tutte le faccine, qualcosa qua sotto. Poi c'è una sezione per le note, quindi pagina libera con l'unicorno. E niente, poi invece all'inizio qua è fatta così, dove si può scrivere il nome, il numero di telefono, il compleanno, la mail, no, l'indirizzo. Vabbè, però è fantastica. Io veramente, ragazzi, la adoro. Poi qua ci sono tutti i mesi, in piccolo, dove uno magari si segna le cose. Qua poi c'è l'orario delle eventuali lezioni. Vabbè, questa era già impostata così. Molto, molto, molto carina, molto carina. E i sabati e le domeniche ho visto che sono magari un po' più piccoli degli altri giorni, però va bene, va bene, va benissimo. Questa è formato A5, quindi è un po' più grande di quella che avevo in realtà. Non vedo l'ora di usarla. Ho scritto, come vedete, agenda 2021, perché mi sembrava inutile farla del 2020 solo per avere la fretta di utilizzarla, ma non vedo l'ora che arrivi gennaio per usarla nuova. Sì, favolosa, favolosa. Allora, adesso vi devo parlare di un cambiamento che ho già fatto nel canale. Non so chi di voi, quanti di voi se ne siano già accorti. Comunque, allora, dal nome Il Mondo Incantato di Fatta Nera, sono passata al Mondo Incantato di Flow Design, perché esiste il mio logo che porta il nome di Flow Design, che è questo. In pratica io rischiavo di avere un nome su YouTube e in tutti gli altri social un altro, quindi ho dovuto scegliere. E siccome la maggior parte mi conoscono come Flow Design, io ho dovuto togliere Fatta Nera e mettere Flow Design anche qua su YouTube, altrimenti non mi trovano, ecco, altrimenti non mi piaceva, non potevo avere comunque due nomi distinti, ecco. Qua è iniziato tutto con Fatta Nera 79, però su Facebook, su Instagram, su Pinterest sono sempre Flow Design, quindi
ho deciso di anche qua portare quello stesso nome. Quindi ho tolto Fata Nera e ho messo Il Mondo Incantato di Flo Design, anche qua, ok? Quindi mi troverete tutti con questo nome. Quindi vedrete sicuramente, chi se ne è già accorto, non lo so, comunque vedrete la differenza del nome, ecco. Niente, cos'altro? Allora, sto realizzando un sacco di cose per Natale. A breve, forse, se riesco, faccio il video di tutte le cose che ho realizzato. Ho incartato la casetta, quindi proverei a farvela vedere. Ho incartato anche la lanterna, perché una cosa è vederla così finita, una cosa è vederla incartata e confezionata. Ha veramente un altro effetto. Ve la faccio vedere. Prima vi mostrerò la lanterna. Eccola qua, l'ho già confezionata. All'interno c'è già il lumino a batteria, perché non puoi assolutamente accendere i fuochi dentro il feltro, che sarebbe, vuol dire incendiati, non si può assolutamente. Quindi c'è già il lumino a batteria all'interno, che fa una luce calda. E niente, questa è la confezione ed è già pronta per le mie clienti. Devo farne almeno altre 6, ok? Però la prima è pronta. Poi, cosa importantissima, che non vedevo l'ora veramente di incartarla, la casetta di pan di zenzero, naturalmente finta per chi non l'avesse vista l'altra volta, però al suo interno sono riuscita a mettere una scatola di cioccolatini della Lindt tutti intorno. Naturalmente non è incollata, è solo appoggiata ad un sottotorta, perché secondo me era più completa, più carina. Le ho messo un fiocchetto di tulle di organza e poi il nastrino a qua rossi. Naturalmente c'è il mio adesivo e sto ancora utilizzando gli adesivi con il vecchio logo, perché comunque ne ho veramente tanti, li devo terminare, non posso buttarli perché non mi piace, e quindi li utilizzo. E niente, proverei comunque a fare un'altra casetta con un'apertura sul retro, come vi ho detto l'altra volta nell'ultimo vlog, perché secondo me sarebbe anche carina come idea poterci mettere all'interno una sorpresa. Quindi poi valuterò bene come farla, e affinché non si vela comunque la sorpresa da fuori, dovrei fare una piccola porticina, qualcosa che si possa aprire. Comunque questo è per adesso. Ho fatto anche le calamite dei me contro te, perché ai bambini piacciono un sacco, quindi sono già andate a ruba, ve le mostro in questa foto. Per oggi direi che vi ho detto tutto. Sto riorganizzando tutto il mio lavoro in base al Natale. L'albero di solito si fa l'8 di dicembre, però noi creative a volte lo facciamo prima, perché a me piace tantissimo comunque fotografare le cose natalizie che faccio vicino ai decori di Natale, comunque agli addobbi in casa, e quindi l'albero, secondo me, quando faccio le palle per le clienti, il campanello è la cosa migliore. Era il campanello in diretta con voi. Allora, invece di salutarvi, apriremo un pacco, perché è arrivato un pacco da Amazon. Quindi vediamo cosa c'è. Vado a recuperare un coltello, forbici. Vediamo cosa c'è. In realtà ho comprato diverse cose, tra cui alcuni regali di Natale per il bimbo, perché ha fatto già la letterina e lui ha tantissime richieste. Però non so in realtà cosa sia arrivato oggi. C'è qualcosa che si muove dentro, ma non so cosa sia. Bene, ok, sorpresa. Oh sì, ragazzi, è arrivato uno dei giochi di mio figlio, sarà felicissimo. No, di nuovo il postino, ma si può. Altri due pacchi. Oh, è bellissima questa cosa. Vi stavo facendo vedere cosa c'era nel primo pacco. Bellissimo. C'è
il quartier generale dei Pigia Mask. Sarà felicissimo. Marco sarà al settimo cielo per questo. E fa parte della sua letterina. Quindi c'è anche la macchinetta con il Gatboy. Bellissima, veramente. No, vabbè. E quindi, ok, almeno questo è arrivato. Siamo a posto. Apriamo l'altro. Vediamo, vediamo cosa ho preso. Anche qua c'è un gioco di Marco. Beh, cosa non si fa per i figli? Cosa? È la cosa più bella del mondo comprare per lui, per me. Ecco qua, cocco dentista. Il coccodrillo apre la bocca, vediamo un po' chi tocca, se dente ha una carie e le fauci chiuderà. Sarebbe questo praticamente, quello che delle pubblicità ci assillano. Allora, poi mi è arrivato quest'altro pacchettino. Anche oggi spero che il video vi sia piaciuto, così anche lo spacchettamento a sorpresa, perché non era previsto. Niente, ci vediamo al prossimo vlog, che spero di riuscire a fare, non so se oggi oppure domani. Comunque ci vediamo al prossimo vlog, vi saluto, vi mando un bacio, grazie di seguirmi e alla prossima, ciao ragazzi.